Ancora l'Italia che piace, ancora i grandi sapori, terre, sapori e vini, vini, terre e sapori, tutti con voi, ancora una volta in buona compagnia, ma soprattutto alla masseria di Gavi, provincia di Alessandria, il bel Piemonte. Torniamo all'interno di un ristorante che ha una storia alle spalle, ora Giovanna Repetto ce la racconterà, ma torniamo per conoscere i sapori appunto del territorio. Giovanna cara, buongiorno. Ho detto ristorante storico perché insomma qui il locale è storico. Sì. È della fine del 1600, risale alla fine del 1600. L'avete ristrutturato? Sì, è stato ristrutturato alla fine degli anni 90. Il ristorante invece è aperto da quando? Dal 2004. Allora Giovanna, ho detto, sapori del territorio. Qui c'è Gavi, c'è la terra, c'è il vostro territorio. Vogliamo partire, vogliamo raccontare un pochino che cosa abbiamo preparato? Certo. Dai. Abbiamo la testa in cassetta, che è un salume tipico di Gavi. Il vitello tonnato. Tipico della cucina, direi, piemontese in questo caso. Esattamente. Sì. I ravioli di Gavi al tocco, risotto in preparazione. Che la Veronica sta facendo saltare in cucina. La poi battuta di fassone piemontese con le crudite di verdure e delle salsine. E per finire abbiamo gli amaretti tipici di Gavi, i canestrelli fatti con il Gavi e la torta cucinata con il cioccolato extra fondente. Torniamo al raviolo, perché il raviolo qui ha una storia. Io non so, dimmi se è vero, cioè, allora, torniamo alla famiglia raviolo. Lo dico bene? Esattamente. Ma è vero che ci sono tre modi per mangiarlo? Esattamente. Allora, con il condimento? Il tocco. Esatto, okay. Questo qui. Poi? Esatto, nel vino. La scodella col vino. Esattamente. E poi attenzione, questo è interessante. Poi? A culo nudo. Ecco, che vuol dire appena schiumati, è vero? Esattamente. Mi ero preparato. Senti, siete aperti quando voi? Noi siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica sera. Gavi, vino del territorio, piatti qui della terra. I clienti chiedono di mangiare la Gavi, ecco, vogliono Gavi nel piatto? Assolutamente sì, assolutamente sì. E come si fa qui la testa in cassetta? Allora, la testa in cassetta è un piatto di tradizione contadina. Sì. Adesso i macellai gaviesi l'hanno leggermente rivisitato, hanno aggiunto anche delle carni bovine, muscolo, cuore e delle spezie. Ecco, invece il ripieno del raviolo, bovino suino come carne? Il ripieno del raviolo, bovino suino e vegetale, la verdura, esatto. La scarola, esattamente, la borragine, parmigiano e uova. E la borragine, brava. Giovanna cara, noi ti ringraziamo, così come ringraziamo la regia di Pietro Marcellino, la masseria Gavi, un grande vino bianco del Piemonte, e la cucina di questa terra. Terre, sapori e vino. Alla prossima!